Benvenuti a Imprese Quotidiane. Per la puntata di oggi ci troviamo a Calalzo di Cadore, alla Fioreria Caravaggio, in compagnia di Iole. Ciao. Ciao. Ci racconti un po' com'è nata questa attività? È nata nel 1956, sono stati i miei genitori e noi nel 76 abbiamo proseguito l'attività. Sono 40 anni, io e mia sorella, e siamo soddisfatti, le cose stanno andando bene, noi cerchiamo di dare il meglio e siamo appagate, insomma, di questo sacrificio, chiamiamolo così, perché al giorno d'oggi è impegnativo, è sempre di più. Ecco. Cos'è che ti piace del tuo lavoro? I fiori, cioè proprio quello che faccio per me non... È un sacrificio, diciamo, il retto bottega, ma il contatto con i fiori è meraviglioso. Cos'è che è cambiato nel gusto della clientela da una volta a oggi? Ci sono stati dei cambiamenti enormi. La clientela è molto preparata, sa quello che vuole e noi cerchiamo di soddisfare al massimo le sue esigenze. E è ancora importante, è ancora valore l'aspetto turistico qui o prevale più una clientela, diciamo, abituale del posto? Ecco, noi abbiamo una clientela del posto e del circondario, diciamo, di tutti i paesi, però noi cerchiamo di portare alto questo, il turismo, perché noi ci crediamo. Poi amiamo il nostro posto, il nostro paese e, quando, e il più possibile cerchiamo di imprimerlo anche ai nostri clienti. Iole, ti ringrazio per la disponibilità. Prego, grazie a voi, grazie, ciao, arrivederci. Per la puntata di oggi è tutto, noi ci rivediamo domani come sempre con Imprese Quotidiane. Per fortuna c'è l'Ascom.